Cosa ne pensa della situazione della Senna? È troppo inquinata per gli atleti o no? Era abbastanza pulita, ora non è più pulita, ha piovuto. So che ci sono degli esperti che sconsigliano di rimanersi qui. È sconsigliato, sì. Ogni volta che ci sono delle piogge forti a Parigi diventa un problema per la Senna. Vedremo se saranno posticipati o meno. Ho semplicemente sentito alla televisione che le prove sono state posticipate perché la Senna era ancora troppo inquinata. Da bambino ho fatto il bagno nella Senna a Fontainebleau, ma non penso che qui sia così pulita. Il problema maggiore è la pioggia, che trascina tutta la sporcizia delle strade in acqua. È un peccato per i giochi olimpici. Sì, è davvero un peccato perché non c'è un'altra soluzione per il triathlon. Se si fanno solo la bici e la maratona finirebbe per mancare qualcosa. È un peccato perché qui il panorama è bellissimo. La maggior parte dei parigini non fanno il bagno nella Senna anche perché è vietato. Ammetto che non sarei la prima a tuffarmi, ma ho visto diversi video di parigini che hanno provato l'esperienza da quando hanno annunciato che le prove di triathlon e nuoto si sarebbero fatte appunto nella Senna e non hanno l'aria di essersi ammalate. È un peccato, rovina un po' la festa, ma poi secondo me sarà pronta la Senna. Penso che per la Senna ci debbano essere delle altre soluzioni, non ci dovrebbero essere queste limitazioni. Io so di atleti che l'hanno già fatto, però se la città di Parigi continua a dire che non è pulita, non è pulita. Nel momento in cui dirà che è ok, sarà ok. La sindaca Hidalgo si è tuffata nella Senna. Sì, lei ha fatto il bagno, ma non commenterò quello che ha fatto Madame Anne Hidalgo. Sì, ha avuto molto coraggio, spero che non si sia ammalata. Io nuotare nella Senna? No, non per adesso, non so nuotare, questo cambia tutto. Personalmente, se mi dicessero di bagnarmi qui non lo farei. Non è una questione di fiducia, ma ci sono troppe cose, troppi batteri. No, andrà bene lo stesso.